La strada che conduce alla vetta del Monte Cervati si rifà in Luc. L'amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, ha ritirato ieri l'atteso decreto che il presidente della regione De Luca aveva promesso di emettere in occasione della sua visita nel piccolo comune ai piedi del Cervati per il restyling della strada che conduce sulla cima della vetta più alta della Campania. 5 milioni e 700 mila euro stanziati per i lavori che, come sottolineato dal sindaco Esposito, saranno a bassissimo impatto ambientale e adeguato al contesto paesaggistico in cui saranno realizzati, ma nel contempo capace di velocizzare il percorso per raggiungere la cima del monte e quindi il santuario della Madonna della Neve. Un progetto a lungo atteso dalla comunità sanzese che ieri sera si è riunita in piazza 24 Maggio per festeggiare l'importante annuncio. L'investimento della regione, però, ha voluto precisare il sindaco di Sanza, non riguarda solo la comunità sanzese, ma è un progetto di interesse strategico per lo sviluppo di tutto il comprensorio. Sicuramente è un momento importante per la mia comunità, ma ritengo che sia un fatto importante per tutto il comprensorio, tant'è che il progetto di 5 milioni e 700 mila euro è un progetto che ha visto impegnati i vari comuni che hanno aderito alla richiesta del comune di Sanza di fare un progetto comprensoriale destinatario chiaramente dei fondi il comune di Sanza per la messa in sicurezza della strada che porta al Monte Cervati. Detto questo, sicuramente questo progetto è volano di sviluppo, di attrarre turisti di qualità, perché poi non deve essere una strada che praticamente porterebbe, come dire, problemi al patrimonio naturale che, come dire, c'è sul Monte Cervati. Sarà controllata, sarà fatta in modo tale che non ci sia minimo impatto ambientale, così come ha stabilito la sovrintendenza, e sicuramente chi, i visitatori, turisti, sia del turismo religioso che del turismo ambientale, avranno la possibilità di accedere sul Monte Cervati, che è l'emergenza naturalistica più importante della regione Campania, in modo agevole, senza pericoli.